Tu sei davvero sicuro di sapere come avere successo nel network marketing? Ne sei davvero convinto? Ti dico subito che quello che gli altri ti hanno detto sul come averlo è sbagliatissimo. Loro non ci hanno assolutamente capito niente. Va bene? Perfetto, perciò prima di partire con questo video iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao a tutti amici, io sono Christian e benvenuti qui in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto già dall'intro, andremo a parlare di come avere successo nel network marketing, ok? Allora, faccio una piccola premessa all'inizio. Il network marketing non è una cosa tanto per fare, perché non si sa cosa fare e tutte quante queste cose qua. Il network marketing è un business, ok? Lo scrivo anche in rosso per farvelo capire. Ok, perciò è un business, non è un gioco. Perciò iniziate a capirlo, dovete prenderlo come un business. E perciò adesso vi spiegherò quali sono i due punti fondamentali. Comunque ragazzi, dovete darvi da fare, non dovete prenderlo come una cosa, guarda, oggi mi fa male il dito mignolo del piede, lo faccio domani, tutte quante queste cose qua. No, assolutamente no ragazzi, dovete prenderlo come una cosa seria. Il business è una cosa seria, ok? Perché se lo farete come un gioco, vi pagherà come un gioco il network marketing, ok? Ma poi non solo il network, tutti i business, ok? Se li farete come un gioco, vi pagherà come un gioco. Se lo farete come un business, vi pagherà come un business. Va bene? Perciò, bando alle ciance, cominciamo subito. Ragazzi, per avere successo nel network marketing, le cose più fondamentali, i due punti più focali per avere successo sono due, ok? Uno è l'inner circle. Comunque gruppo di pari, le persone con cui tu lavori, ok? Che questo conta un 50%. Ovviamente il 50% anche conta anche l'altra cosa che vi dirò dopo, ok? Gruppo di pari, ovviamente ragazzi, capisco che molte persone voglia iniziare a fare un network indipendentemente, senza seguire gli altri. Molte persone che hanno una grossa leadership vorrebbero farlo, o comunque seguire sì qualcuno, ma non troppo, perché lo vogliono fare per conto suo. Vi posso capire, in parte può anche andare bene, in parte però, perché ragazzi, per creare un qualcosa di veramente interessante ci metterete un paio d'anni ragazzi, soltanto per iniziare a mettere su un sistema interessante. Perché vi dico questo? Perché io l'anno scorso già facevo network con l'azienda precedente, magari ve l'ho anche spiegato nei video scorsi, magari nei prossimi video parlerò un pochino meglio dell'esperienza che ho avuto. Però mi ero messo in testa di fare tutto quanto un mio ecosistema, va bene? Ho notato che però era molto difficile farlo da solo un ecosistema, senza altre persone che ti sostengono, che ti supportano, che dicono ok, dai, voglio farlo anch'io Christian, e facciamolo insieme. Io nella precedente esperienza di network ero da solo a voler fare comunque un ecosistema che, come dopo magari ne riparlerò e come vi ho già parlato in altri video, vi portasse comunque un flusso automatico di contatti anche quando dormite, ok? E perciò ragazzi, la cosa più fondamentale è l'inner circle. So che anche voi avrete un inner circle, un gruppo di pari o persone che seguite che secondo voi sono le più fighe, super leader che vi dicono che guadagnano un sacco di soldi e in parte magari anche a livello di crescita personale vi possono aiutare a diventare persone migliori e a crescere. Però ragazzi, l'inner circle, come posso spiegarvi, di quelle persone che magari vi fanno soltanto crescere ce ne sono tante. Però arrivare in un inner circle come il mio, come il nostro di Obiettivo Networker, è una cosa di un livello molto molto superiore, ok? Perché la maggior parte delle persone, la maggior parte degli inner circle vi parlerà soltanto a livello di network marketing, ok? Restandovi soltanto focalizzati lì sul network marketing, perché le persone, o comunque i leader, ok,
di questi gruppi, di queste aziende, hanno paura che voi scappate dalla loro azienda di network, dal loro gruppo, e perciò non vi dicono: guarda, Christian, cioè, non vi dicono comunque io quello che io vi dico: guarda, oltre al network c'è anche, che ne so, il dropshipping, self-publishing, affiliate marketing, qualsiasi altro tipo di business che dai, facciamo, guadagniamo insieme, oltre al network. Quelle persone là non ve lo dicono perché hanno paura che appena voi scoprite informazioni di una caratura superiore, indipendentemente dal network, da qualsiasi business, scappate. Ok? Qui non è così. Qui trovate persone che, oltre a sviluppare l'attività di network, nel modo che magari dopo vi accennerò, che vi ho detto prima, qua vi dicono: ragazzi, se c'è un'opportunità, facciamo anche quella, guadagniamo soldi anche là, ok? E ragazzi, vi posso assicurare che questo non l'ho trovato in nessun'altra parte, ok? Poi, oltre al Inner Circle, come vi dicevo, per meglio dire l'Inner Circle, vi dà anche la possibilità di trovare un sistema già collaudato di successo, non lista nomi, tutte quante quelle baggianate lì, ok? Qui loro vi aiutano a crearvi un vostro ecosistema di marketing, che la maggior parte delle persone che voi pensate siano leader non sanno neanche cosa vuol dire ecosistema di marketing, non sanno neanche cosa significa la parola marketing. Loro pensano che la parola marketing sia andare a contattare zia, amici, parenti, tutte quante quelle cose lì. Ragazzi, quelle sono cazzate, non funzionano. Per carità, per qualcuno può funzionare, sì, per qualche persona l'ho visto funzionare, sì, ma ragazzi, per pochi, per pochissimi. Per me non è stato così, io sono una persona normalissima, come immagino anche voi, va bene? Perciò ragazzi, oltre all'Inner Circle e il sistema che vi dà questo Inner Circle, che è uno dei pilastri fondamentali per avere successo nel network, l'altro pilastro fondamentale è la voglia. Ok, metto qua il 50%. La voglia, comunque la mentalità, il desiderio che voi volete raggiungere questo obiettivo che magari voi vi siete prefissi. Ovviamente non vi sto parlando di entusiasmo, e di dai, crediamoci che raggiungiamo l'obiettivo, dai, 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 dai. Assolutamente no, ragazzi, non bisogna essere esaltati, bisogna stare molto calmi, fare le cose con una programmazione, darsi da fare, però non darsi da fare per tipo andare agli eventi e saltare sulle sedie o essere esaltati, tutte quante queste cose qua, ok? Avere voglia, darsi da fare, essere focalizzati significa lavorare, quello non significa lavorare, ok? Perciò se voi avete persistenza, perseveranza nel fare una cosa con etica, senza andare a rompere le palle agli altri, ragazzi, ma perché mi tocca dire sempre le stesse cose? Cioè, non che siano sempre le stesse cose, però ragazzi, capite queste cose qua, va bene? Cioè, la maggior parte di quello che gli altri vi propina non funziona, e se anche funziona, funziona per poco, ok? Perciò ragazzi, io non voglio stare neanche tanto qua a dimungarmi. Se volete saperne di più, se volete avere più informazioni, venite qui sotto, c'è una masterclass gratuita, ok? Ve ne parlerò, cioè non sono io che ve ne parlo, ma saranno le persone che hanno fatto questa masterclass che ve ne parla. Guardatela, sicuramente vi piacerà, perché troverete un qualcosa che in altre parti non avrete mai visto, ok? E se il tutto vi piacerà, quasi sicuramente, entrate in candidatura, potremo tranquillamente fare una call insieme, o io, o comunque con un membro del nostro team, ok? E vedrete che quello che noi vi insegniamo non è quello che potete imparare voi dalle altre parti, ok? Perciò ragazzi, senza dirvi altre cose, guardate questa masterclass, entrate in candidatura e ovviamente se siete brave persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di mettersi in gioco, e che hanno voglia di superare i propri limiti, ok? E in futuro, oltre al network marketing, crearsi anche altre entrate automatiche o comunque semi-automatiche, siete benvenuti. Va bene? Iscrivetevi, guardate la masterclass e candidatevi. Va bene, ragazzi? Perciò, da questo video è tutto, ci vediamo al prossimo.